Isola dei Famosi, rischia di chiudere i battenti. Un'edizione che non sembra andare come sperato. Si potrebbe rischiare la chiusura? Un reality, che in tutte le sue edizioni è riuscito ad attirare l'attenzione dei telespettatori, divertendoli ed incuriosendoli sempre più, ma che sembra essere giunto forse all'apice della sua vita, rischiando di cadere rovinosamente. Dall'inizio dell'Isola dei Famosi, già 3 dei concorrenti del reality hanno preso la decisione di abbandonare il gioco, chi per motivi sentimentali, chi con motivazioni legate a questioni legali e chi invece per motivi di salute. I naufraghi, che si sono ritirati dall'isola 2018. I naufraghi che, attualmente, hanno abbandonato l'isola di propria e spontanea volontà sono Chiara Nasti, la piccola blogger, che non è riuscita a sopportare il peso di quella lontananza forzata dai propri familiari e dal proprio fidanzato, Francesco Monte, che si è trovato costretto a ritirarsi per muoversi legalmente nei confronti delle accuse mosse da Avenger ed il sensitivo ed amico degli angeli Craig Warwick, che per motivi di salute ha dovuto dire addio ai propri compagni di avventure per tornare a casa propria e curarsi a dovere. Ben 3 abbandoni che, se legati alle eliminazioni di ogni singola settimana, portano a quota 6 il numero dei posti vacanti all'interno del reality. Un calo di ascolti mai visto prima. L'ultima puntata trasmessa in onda dalla Mediaset ha registrato un numero di ascolti inferiore a quello delle puntate precedenti, sarà perché una delle colonne portanti dell'isola ha deciso di non partecipare più al reality e di non presentarsi in studio, o semplicemente perché la storia della canna, per la quale Francesco Monte è stato accusato, ha stufato tutti i telespettatori. Motivazioni che ben presto verranno fuori con l'evolversi delle varie situazioni, e che, al momento, non sembrano intaccare la figura della conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha assunto un atteggiamento in grado di scatenare non poche polemiche. La bionda conduttrice è stata accusata di avere insabbiato tutta la vicenda della droga all'interno dell'isola, preferendo continuare la consueta programmazione senza accennare minimamente alla vicenda e senza chiarire le eventuali perplessità del pubblico. Ci troviamo all'interno di un programma televisivo creato appositamente per divertire il pubblico, non per parlare di cronaca. Con queste parole Alessia Marcuzzi avrebbe aperto l'ennesima puntata dell'Isola dei Famosi, preferendo mettere a tacere tutte quelle voci per lasciare spazio al divertimento e dai naufraghi ancora al gioco. Parole che non hanno convinto tutti, e che hanno scatenato ulteriori polemiche. Cosa accadrà nelle prossime puntate lo si potrà scoprire seguendo il canale certificato dell'Isola dei Famosi.